Prima riunione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Questa mattina l'Assemblea ha provveduto ad eleggere i due vicepresidenti, Renato Claudio Minardi del PD e Sandro Zaffiri di Lega Nord. Su 29 votanti, visto che i due assessori erano assenti, Minardi ha ricevuto 14 voti, 7 Zaffiri, 5 Gianni Maggi del Movimento 5 Stelle e un voto a testa per Enzo Giancarli del PD che non era candidato e per Boris Rapa di Uniti per le Marche. L'elezione a vicepresidente dell'Assemblea legislativa delle Marche è un ruolo di prestigio. Ringrazio il mio gruppo, il gruppo del PD che mi ha proposto, la maggioranza che mi ha votato e interpreterò questo ruolo in aula non solo come garante di tutti i gruppi consigliali ma come garante di tutta la comunità marchigiana, perché è un ruolo di prestigio ma che deve essere un ruolo super parte. All'interno della maggioranza però sembra si respiri un'aria tesa, questo perché quando è stato trovato l'accordo su Minardi come vicepresidente, Boris Rapa non ha condiviso la scelta preferendo autocandidarsi. E come reputa invece il comportamento di Rapa? Che cosa è successo? Evidentemente ci sono state alcune questioni su cui non ci sono trovati d'accordo, non credo sulla persona quanto su alcune valutazioni politiche relativamente alla composizione delle commissioni. Questo porterà delle ripercussioni sul governo fanese? Ma credo di no, sono due enti diversi, gli interlocutori sono diversi, il governo regionale deve preoccuparsi di risolvere i problemi della comunità marchigiana e il Consiglio a legiferare bene per cercare di semplificare la vita dei cittadini e soprattutto creare quelle condizioni di sviluppo di cui la nostra comunità ha fortemente bisogno. È solo una questione politica, ha replicato Boris Rapa, che assicura di non aver nulla di personale con Minardi, ma non reputa giusto il fatto che il Partito Democratico rivendichi tutte le cariche. Secondo il consigliere di Uniti per le Marche sarebbe invece opportuna un'equa rappresentatività. Io stimo Minardi, ha precisato Rapa, ed oltre ad essere contento da fanese per questa sua elezione, sono certo che saprà svolgere il suo incarico nel migliore dei modi, perché ne ha le competenze e le capacità necessarie per farlo.